Ciao amici e ciao amiche per questo video. Oggi parliamo di un momento delicato per tutte le donne, la menopausa. Ah, da piccola credevo che era il momento in cui noi donne dovevamo essere più attive e fare meno pausa. Ah no, questo poi no. Già siamo sempre di corsa e ci manca il tempo tutta la vita. Perché privarsi delle pause ristoratrici? No, la menopausa conclude il ciclo di fertilità di una donna ed è un evento da gestire con attenzione, soprattutto a livello emotivo e alimentare. Anche perché i cambiamenti ormonali possono provocare aumento di peso. Quindi vediamo quali sono i cibi da prediligere per non ingrassare. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Il fatto è che in menopausa è più facile ingrassare e più difficile dimagrire. Insomma, un disastro. Bisogna abituarsi a fare attività fisica quotidiana e seguire un regime alimentare equilibrato. La regola dei 5 pasti è la migliore per mantenere attivo il metabolismo, quindi 3 pasti principali e 2 spuntini ben distanziati tra loro. Quanto agli alimenti, ecco quali non devono mai mancare: frutta e verdura a volontà, ma anche cibi che contengono estrogeni, per esempio legumi e alimenti a base di soia, devono essere assunti periodicamente, perché un buon apporto di fitoestrogeni permette di contrastare i sintomi tipici. Per i cibi ricchi di calcio, non pensate solo ai latticini come yogurt e formaggi stagionati, ma anche a fonti vegetali come mandorle, sesamo, ceci e tofu, altrettanto utili per mantenere la salute delle ossa se assunti in buone quantità. Da non trascurare i grassi buoni della frutta secca e dell'olio di lino e le proteine magre del pesce azzurro e della carne bianca. Tutti questi alimenti vanno assunti a rotazione nell'arco della settimana, introducendoli nelle varie combinazioni dell'alimentazione quotidiana, sia per non ingrassare, sia per affrontare al meglio questo periodo delicato. Ho creato una serie di video sulla menopausa, vantaggi, svantaggi e rimedi naturali, li trovate in questa playlist. Ma ancora più efficace per chi vuole dimagrire è il mio percorso di 3 mesi, Dimagrire senza dieta con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali. Sono aperte le candidature per essere seguiti personalmente da me. Mi dedico personalmente a ogni persona con la massima attenzione e disponibilità e in cambio chiedo impegno e determinazione a raggiungere i migliori risultati. Info e link alla candidatura in descrizione. Bene, ora commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la lista dei cibi alleati delle donne in menopausa. Trovate anche questo in descrizione insieme alle altre info utili. Mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.